Siamo con Simone Corazza, autore di 15 punti e del rimbalzo e dell'1 su 2 liberi che ha praticamente deciso l'esito della partita. È stata una partita durissima, lo sapevamo, perché comunque loro sono una signora squadra, forse un pelo anzianotta, ma comunque gente tosta che ha sempre giocato in categorie, quindi sa giocare. E abbiamo avuto un attimo di sbando, però dopo ci siamo rimessi in carreggiata e siamo secondo me riusciti a fare una buona partita, e nei momenti che contavano abbiamo tirato fuori gli attributi. Poi niente, dobbiamo continuare così, sappiamo che questo qui è il nostro gioco, correre, molta intensità, e adesso sabato prossimo abbiamo una partita già subito durissima contro Castelguelfo, alla terza giornata subito derby, però siamo carichi, andiamo là per vincere. Una bella partita, punto a punto per tutti i 40 minuti direi. Noi abbiamo avuto alcuni momenti dove abbiamo perso un attimino bando della matassa, specialmente in difesa, prendendo qualche canestro un po' facile per loro, e anche loro hanno fatto alcuni canestri nel finale. Zecchini, complimenti a lui, due bombe che con tre uomini addosso, poi come succede spesso, quella invece da libero l'ha sbagliata. Noi abbiamo fatto una buona partita, secondo me, nei primi due quarti, nell'ultimo quarto, il terzo quarto come Tolentino abbiamo perso un attimino la concentrazione, però i ragazzi hanno saputo rientrare in partita. Direi sempre un favoloso bel carry, perché 15 punti e 13 rimbalzi, anche oggi è stato il dominatore delle plance. Antonio Moscò, che con i suoi 37 anni ha ridato, diciamo, vita a un momento che la partita si era un attimo spenta, direi. Simone Corazza nel finale ha dato il break facendo la bomba, prendendo due rimbalzi in attacco, in difesa subendo fallo, prendendo anche rimbalzi in attacco, quindi direi che la squadra ha giocato molto bene, a tratti anche gli altri, Siginoffi con le sue bombe, Finiani che probabilmente assieme a Vettore ha un attimino patito l'esordio in casa per la prima volta in C1, però comunque un 3 su 5 sulle bombe di Emilio e due canestri importanti di Marco e di Vette nell'ultimo quarto ci hanno aiutato ad arrivare, penso, a una vittoria direi meritata del gruppo, e complimenti ancora a Max Curti, che ripeto, secondo me, se non Massimo Padovano, è l'unico allenatore di categoria in questo campionato che sta lavorando bene su questa squadra, e sicuramente ancora un mesetto vedremo la vera Calegari che noi tutti vogliamo. Da vincente come partita, diciamo, la prima davanti al nostro pubblico è stata bella, è stata vincente. Abbiamo incontrato una squadra molto 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 quadrata, noi siamo sempre alla scoperta della nostra realtà, che è quella di una squadra, non dico totalmente nuova, però insomma in tanti reparti abbiamo cambiato dei giocatori, però è stata, devo dire, tanto merito a Trebo, perché ci ha veramente messo l'anima e noi abbiamo risposto altrettanto.